Hola, io sono Marcus Crone, signore e signori, benvenuti in una nuova e subacquissima puntata della Rustic Water. Nell'ultima puntata ci siamo resi conto di aver sottovalutato tantissimo questo pack. E il vostro Marcus Crone come risponde? Si arrende? No. Allarga tutto. Boom! Signore e signori, bentornati. Abbiamo fatto una live in cui abbiamo preso tutto il Prismarine, abbiamo creato tutto il Quiet Glass e abbiamo allargato tutto per un colpo d'occhio maggiore, uno squalo. E ovviamente una più ottimizzazione delle cose, perché questo pack, ragazzotti, è oggettivamente un hardcore, ok? Nel senso che è complicato, non è in Kappa mod, ma magari potrebbe essere considerato una Project Zone in Titan, e quindi ci serve davvero da ottimizzare gli spazi. Non dobbiamo prendere sotto gamba le cose quando ci chiede di fare una cosa, in realtà ne dovremmo fare 100 e così via. Spero che prenderete, come sto prendendo io, una sfida questo pack, interessante, sinceramente, diversa. Non confondetela col Vulcano Block, perché il Vulcano Block era vuoto, cioè nel senso, non c'era l'esplorazione, non c'erano i contenuti, non c'erano i mod. L'unica cosa che c'era erano richieste fastidiose, tipo fai 150 di quei blocchi. Qui attenzione, qui io faccio 10 di quei blocchi, però poi mi servono, ok? Quindi attenzione, non vorrei che ci confondessimo, ok? Allora, che cosa abbiamo fatto nell'ultima puntata? Abbiamo fatto sicuramente l'ossidiana. Siamo andati nel land, abbiamo ucciso il dragons. E io qui, per farvi ridare il colpo d'occhio, che ho fatto? Ho messo a nanna, ragazzi, i topacci, anche il topo cuoco. E ho fatto questi in vostra assenza. Mi dispiace averlo fatto in vostra assenza, ma davvero serviva, ok? Quindi facciamo le plate, le road, le wire e le gears con la bellissima Immersive Engineering. Vi ricordo che l'energia la portiamo wireless grazie a questo cosetto qui. Questo qui è sempre lo stesso. Ho tolto la produzione di esperienza perché ci servivano i soldi per comprare le cose, come potete vedere. Di qua è sempre la stessa. Di qua ho tolto tutti gli strainer, gli wood e le cose. Ho ributtato tutto dentro. Qui, guardate che bellezza, mi sono fatto dei secchielli, delle cose che ci potrebbero servire, delle tank, delle cose che ci potrebbero servire. Qui c'è sempre la nostra farm. Qui ho riportato tutti i macchinari che abbiamo creato e l'ossidiana, per l'appunto. Qua sopra la nostra farmetta. Sì, vabbè, buonanotte Marcus, ecco qua. Qua su le nostre farmette stanno pompando alla stragrande. Soltanto il Wither, perché questa volta voglio andare a vedere, vediamo un po' Wither, ne ho 36, voglio assolutamente andare a vedere se riusciamo, come mi avete chiesto tutti quanti, ragazzotti, ad ingabbiare il Wither. Prima però dobbiamo assolutamente trattare gli oggetti. Guardate qua, vedete tutta sta robetta, che cos'è questo, bello, tutta questa robetta viene dagli Enderboar che ci abbiamo sotto, non gli Enderboar, scusatemi, come si chiamano, sotto, andiamo sotto. I nostri amici Emberboar, sì, ho detto bene. Eccoci qua. Dovrebbero stare andando, perfetto. Non sono il massimo del ti do un sacco di cose, però come potete vedere vanno a lava, vanno alla stragrande. E fino adesso usavo l'Ember, che era davvero un metodo poco efficace. Quindi ritorniamo a casa. Ho anche spostato questo attrezzuncolo fuori per non essere troppo bruttarello. Io spero che comunque, cioè, nella Gearcraft facciamo l'estetica, in questa che invece è un pochino più hardcore, ragazzi, niente estetica, è cubone, anche se è comunque piacevole, trovo, credo, non lo so, a me piace, vabbè. Allora, quindi che facciamo? Ho portato questo qui, qua sotto, questa è l'Ender Chest, guardate la robetta bella, quindi smettiamo di fare i vecchi metodi, andiamo a mettere, dove sta? Eccolo qua, un bel pulverizer, lo mettiamo qui. Fantastico, lo rendiamo ciccione. Vi ricordo che tutte queste cose normalmente dovremmo craftarle in questo pack, le possiamo comprare. Quindi vediamo se funziona l'auto input. Funziona? Purtroppo in alcuni pack è buggato, in cui funziona, signori. Bam! Che figata incredibile, perfetto. Andiamo magari a fare una chest di destinazione. Così potrebbe... Ah, ho trovato una Stronghold, vediamo, una Strongbox, eccola qua. Vediamo quanto è grande. Beh, ma che schifo che fanno queste cose. Andiamo a vedere se riesco a rimediare. Ecco qua, bello di casa, sì. Mi dai un upgrade di quelli interessanti? 5 dollaroni? 5 500 dollaroni?
nessun problema. I soldi, ragazzi, sono fatti per essere spesi. Quindi grazie mille. Dove l'hai messo? Eccolo qua. Bam, vediamo un po' quanto è grande. Oh, yes. Sexy, sexy. Woo! Signori, c'è tanto da fare, ma sono sicuro che ci divertiremo. Mi piace, mi piace. Era da un po' che non giocavo un pack tosto. Quindi, Gagliardo, andiamo a buttare tutto a destra. Ok. Vai, Ciccio, butta tutto a destra. Però, no. Non ti piace? Non ti piace? Ah, auto output, ragazzi, è importante. E poi, così, oppela, bam, 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 andiamo, l'ho preparata. Eccola qua, la Neston Furnace. Signori, di nuovo, auto input. Così, questa robetta qua sappiamo che non verrà presa. Si accumulerà lì. Anche questa la dobbiamo assolutamente upgradare. Sto tizio ha fatto pure le skin. Dai, che è un buon pack. È un buon pack. E per un senso di simmetria che piace tanto a voi altri, io sinceramente ne farei volentieri a meno, ma ormai sono al vostro servizio, cari. Andiamo qui e... ti è. Signori, questa qui è la parte della duplicazione. Sì, però se non metto un altro, no, non funziona. Vai, sopra. No. Pronto. Non ti piace? Auto output. Allora ci caschi sempre. Ok. Signori, stiamo lavorando per noi. Vediamo un po'. Non costa neanche troppo, d'accordo. Allora, un'altra cosa che volevo fare era che mi avete detto tutti quanti, Manfro, guarda che le satchel, se ci metti l'incantesimo holding, vanno da Cristo. Infatti, questa qui fa schifo. Questa qui ci ho messo holding, mi ha dato due slottini, se non sbaglio. 2, 4, 5, 2, 2, 4, 6. No, me ne ha dato uno soltanto. Però holding... Scaffold holding, dov'è holding? Eccolo qua, c'è il livello 4. Quindi tecnicamente mi dovrebbe dare 4 fregni, giusto? Però qui vedo che... no, aspetta, sì, Future Tech, io ancora non la posso fare la roba del futuro, ragazzi. Capina, futuro. Quindi potremo lavorare a fare l'arcane tu nonno. Eccolo qua, Ancestor. Vediamo un po' se ce l'ho. No, ok. Vediamo un po' se posso fare gli magic... come si chiama quel coso? Arcane? Argatto? No. Come si chiama il coso minecraftoso? Enchanting table. Dovrei avercelo, eh. Che cos'è? L'auto enchanting table della... open block? Limit... ah, ma questo qui non scelgo io così. Scusa, eh. No, io voglio scegliere. No, è roba moddata, però un po'... è un po' desueta, cari, non ci serve, non ci serve. Enchanting table, allora, eccolo qui, lo sapevo che c'era. Holding, può darsi che ce ne abbia una che mi avanza? Vediamo un po'. Io quello lì l'ho trovato, eh. No, perché vi ricordo che comunque possiamo pure trovarli i libercoli, e invece no. Ok, poi lead plate. Vedete? Ah, che storia. Non ho il lead, quindi io che faccio? Le lead plate le mando qui dentro. Guardate che meraviglia, bam, bam, e vanno lì dentro. Il sorcio è stato spodestato, però sono sicuro che se vado a controllare, eccole qua, le lead plate ce le ho in realtà, ce le ho issime. Quindi poi silver gear, andiamo a prenderle, silver gear, ne abbiamo only one Kenobi, ed eccola qua. Vedete, guardate il silver come arriva copioso, fantastico. Silver gear, le mettiamo qui. Oh, adesso si ragiona, perché ogni volta andare dal sorcio era un po' me. Cioè, era bello perché era una mod diversa, però era anche un po' me. Vediamo un pochino quanti soldi ci abbiamo, giusto per darvi un raccapezzolo, raga, perché ne abbiamo spesi tantissimi. No, 9.400, raga, prima di fare la live in cui ottimizzavo tutto, eravamo a 27 milioni. Beh, 27.000? Maybe? Adesso siamo a 12.000. Vabbè, la povertà proprio, Oppela, mi prendo il thermal regulator e mi sposto queste cosine qua. Alcune cose le trovo dai treasure, raga, quindi mi dispiace se magari, che ne so, tipo il capacitator non l'ho fatto in puntata. Perché? Perché l'ho trovato, me lo sono messo in tasca e poi mi sono dimenticato di dirvelo. I'm sorry. Ok, allora dovremmo avere le silver, non so scrivere, eccole qua. Andiamo a cercare anche le metal part, sono fondamentali. Ci serve soltanto il temperate, un wiring e un redstone. Quindi il wire, eccolo qui il redstone. Ecco qui il wire. Dove purtroppo se premo shift ogni tanto mi sa cosa. E il
Tempe? Tempe? Eccolo qua. Guys, col cacchio che ho preso, ho preso i semi. Purtroppo se shifti succede questo, dovremmo avere il nostro amico. Non qui, ma qua, come disse Zio Paperino. Bam! E ci manca il nostro liquido maledetto. Però stavolta Orcuscron è preparato. Invece di andarlo a comprare, ne ho fatto comprati 13. Ragazzi, che bomba, che meraviglia. Lo mettiamo qua sopra. Anzi, lo vorrei mettere qua sopra. Perfetto. Allora, ho i libri, giusto? Ho i miei arcane tomo cronologens. Dove cacchio li ho? Ah, li ho qua dentro forse. Sì. Perfetto. E qui dentro c'è una bella robetta. Ci sono bei livelli. Quindi io posso fare così. Vediamo. Yes. Yes. E il mio istinto di predatore mi dice che ci va un libro e quattro chest. I don't know. Speriamo di sì. Andiamo a vedere, ragazzi. Allora, non l'ho mai fatto questo incantesimo, eh? Chest, molto good. Book, molto good. Che cacchio era quello? Era un Enderman che stava lì dentro. Ok. E cestone, vai. Vai, liberaci dal male. Al massimo li unisco. Perché purtroppo questo qui è ottimo, l'Enchanter dell'Enderion, ma non possiamo farlo. Lo so, la vita è terribile. È uno solo. Ok, ne faccio quattro. Ecco il quarto, andiamo a vedere se si uniscono o meno. Non so perché ho nell'inventario sta roba, però va bene, la togliamo. Bam. Sì, signori, abbiamo il 2. Allora, io farei il 2 diventa 2-2 e poi abbiamo il 3. Quindi, ragazzi, ho fatto male i conti. Devo farne un altro po', però poco male. Poco male perché con la mia Wanda non sono il rock, ma posso velocizzare tutto il procedimento. Quindi holding 2, holding 2, holding 3, quindi holding 3, holding 3, holding 4. Giusto, non ci abbiamo il 5. E io adesso posso andare a prendere la mia satchels importante, renderla holding 4. E signore e signori, se mi cancella tutto rosico. Oh my god, finalmente, GG, well played. Ok, e anche questo aspetto, signori, è risolto. Andiamo a risolvere un altro paio di problematiche. Punto primo. Il nostro amico Cresoto Toil, sempre lui, maledetto, 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 maledetto. La facciamo così, immersive. Oh, perfetto, eccolo qua, i blast brick, mi scordo sempre, e i cook brick, molto good. Il Klimt anche potrebbe servirci. Oddio, potrebbe servirci o potrebbe servirci. No, faremo un industrial, come si chiama, alloy smelter. I think. Vabbè, comunque quello che voglio fare è prendere il mio amico Blast Brick e trasformarlo in un Reinforced. Voglio fare assolutamente la versione che, in cui ci posso mettere gli hopper, che posso usare le cose, insomma. Quindi, anche perché, cioè, è davvero fastidiosa sta cosa che ci devi mettere a mano per avere lo steel, no? E noi lo steel lo vogliamo. Quindi, andiamo a prendere lo steel, appunto. Ce ne servono 38, però, per farne due, quindi buttiamo un altro po' di steel qui dentro, il dolce steel nuovo. Intanto facciamo così, oppelà, e io direi di, visto che è un automatismo e visto che non ci serve corrente, però tecnicamente. Oh, ma me l'ha dato di così? Vedi? Immersive. Andiamo a vedere se. Eccolo qua, me l'ha dato uno di questi. Blast Furnace Preheater. Vediamo se possiamo farne due. Col quarzo. Vediamo. Iron Plate. Sì, thank you. E questo cosino qui si fa così. Fantastico. Andiamo a fare le iron plate all'interno di questo. Era bam 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 bam. Yes. Uno. Sa, non so fare i conti. Oppela. Yes, very well. Quindi, oppela, oppela ed oppela. Questo qui ci permette di farne due hyper rapidi, ok? Che ci mandano molto molto più velocemente il coso. Io qui ho fatto questa salita di corrente utile proprio in questi casi, quindi ragazzotti, accompagnatemi. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ma no, che riconto a fa? Sempre la stessa cosa. È identico come i pesci, ragazzi. Identici. Oppela, però poi ci dobbiamo mettere questo qua sopra. Poi andiamo a prendere il martello e gli diciamo: sono un po' ripetitivo, però mi piaccio. Datevi un martello, cosa ci vuoi fare? Voglio fare il test. Ok, poi ci mettiamo questi. Very good. E poi mi accorgo che l'ho fatto attaccato qui. E quindi l'output vaffanculo. Mi maledico.
come al solito, eh? Non cambia. Faccio tutto così, lo piazzo una cosa e poi mi accorgo che la devo ripiazzare. Lo so, raga, lo so. Non ci si annoia mai, raga, col mio modo di vivere. Si potrebbe fare tutto prima, però no, non ci si annoia. Quindi andiamo a rifare le cose che abbiamo fatto poc'anzi. Voilà. Oh, adesso sì. Grazie, Gesù bambino, grazie. Quindi, anche qua sopra c'è il nostro amico mio. Posso prendere gli Enhanced? Enhanced, non so, Enhanced Energy Cable? Li abbiamo finiti. Abbiamo finiti gli Energy Cable, fermi! Dove sono? Aspetta. Siglic and Raio, vediamo quanto questi costano uno sbragolo, ve lo dico. Uno sbragolo di quelli in bordante? No, costano i soldi marci. Ok. Dove sono? Il mio portafogli. Perso il portafogli. No, eccolo. Il portafogli. Dove vai, oh? Fermo, vieni qua. Dammene molti. Posso fare tipo 150, no? Scusate, devo cliccare molto spesso. Ma tanto ci serviranno. Oh, per ora non abbiamo niente che produca sopra i 20.000, quindi raga, cioè 20.000 va più che bene, non vi preoccupate. E io direi di fare a cucì. No, sì, va bene, Marcus Cron. Oh, ne ho buttati 150. Ok. Idem con patate qui sopra. Perfetto. Quindi questo coso andrà più veloce e ci permetterà di ottenere più velocemente lo steel, e invece da aspettare 150 anni come con quell'altra. Quindi facciamo una prova, andiamo a prendere dell'iron, ok, thank you, e del coal. Posso metterci il coal? Non mi ricordo, non ne ho memoria. Andiamo a vedere un attimo. Oppela, ci devo mettere per forza? No, non ci devo mettere niente. Come ci devo mettere niente? Scusa, ah, infatti il charcoal posso mettercelo. Dov'è l'iron? Eccolo. Il coal no? Vabbè, il coal coke sì, giustamente. Guardate qua. Bam! Giù nel canestro. Tra l'altro le slag ci servono in questo pack, vedete? Per fare la dirt, per fare le cose. Ora io, che sono un uomo pigro, sono molto pigro, eh? Io andrei di ender chest, ve lo dico. Oppela. Poi prendiamo del bone meal. Thank you. Facciamo così. Bella zio. Tutto a porno. Guardate, ha già lavorato tutto. Ha già lavorato tutto, regà. Og, incredibile. C'era una ender chest piena di materiali. Ottimo, ottimo, ottimo. Ancora questa? Bam. Eccola, scusate. Bam. E bam. Ora dobbiamo decidere dove fare la mia amica. Blast finesse. No, sì, Cocoven. Perché gli voglio mandare il colcock là dentro. Il colcock non mi serve a nient'altro, giusto? Colcocche. Cocche. Non mi serve da accumularlo? No. Lo metto dentro un pentolone e ci tengo il crude iron in time presence. Cos'è in time presence? I don't know. Vediamo se serve a qualcosa. No. Perfetto, mi sono tutelato. Sono stato bravo. Allora, io il coke break. Quasi qua. Oddio. Enderman. quasi occuperei questo spazio. Quindi farei così. E poi vi spiego perché. E così uso poco Ender Chest, capito? Allora, a proposito di Ender Chest, ma se io facessi, sentite qua, il... No, ci devo mettere il call per forza per fare il call brick, è vero. È vero. No, è vero. No, è verissimo. Allora no. Sapete, avevo fatto una piccola idea mentale, volevo mettere sopra un bonsai pot e poi... E poi niente, facevo la roba gratis. Però così faccio il charcoal. Però ci posso mettere il charcoal. Potrei pensare a questo come utilizza quell'altro. Ne faccio due. Allora, il piano potrebbe funzionare. In questi due mettiamo l'oak, che dovrebbe finire qui dentro. Mi dovrebbe dare il charcoal, che non è male. E ovviamente poi quando si riempie, raga, si riempie. Punto, fine, stop. D'accordo? Quindi possiamo far uscire item extractor. Oppela.
lo facciamo uscire a de qua e ci mandiamo il nostro ciccio ciccio dentro l'Ender Chest e tutti siamo felici. Molto bene. Mentre di qua io vorrei proprio la produzione quell'altra, quindi andiamo a vedere se abbiamo un extractor che ci avanza. Fantastico, fantastico. Sull'extractor gli dobbiamo dire che cosa mi devi far uscire. Il cosa è il coal, quindi whitelist, perfetto. E andiamo a prendere l'item di nuovo, ma facciamo il giro contrario, dimmi che non si attacca qua sopra, fantastico. Perfettissimo. Oppela, oppela, oppela. Voilà, vediamo un po' se entra. No, scusate, togliamo questo. Vediamo se entra. Non sta entrando. Come però, ho messo il pipe, sono un pirla. Ecco fatto, ho messo il ciccio. Perfetto, ragazzi. Stiamo producendo Coal Coke e Creosote Oil. Poi, perché ci serve questo? Perché io faccio così. Molto bene. Cado. Faccio così, faccio così, faccio così, faccio così, faccio così, faccio così, e quando il Creosote Oil sarà ciccio cicciottato, oppela, togliamolo un po' da qui, vediamo un po', velocizziamo questa, ammazza se sei lenta, oh. Pure corso, ah, perché è una struttura multiblocco, vabbè, quando il ciccio ciccio sarà ciccio cittato, andrà a ciccio cittarsi qua dentro, e noi ci avremo sempre, 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 sempre la nostra max speedo per questo. Per il resto, io, se fossi una persona che sto pensando nell'ottica di un Minecraft chiuso, un sistema, ecco, andrei a fare, guardate qua, che si inventa il vostro MKUpple. Allora andiamo a prendere un item frame, thank you, andiamo a prendere lo steel, thank you so much, perfetto. Poi andiamo a prendere un colore diverso, che ne so, tipo il gray, non so scrivere gray, non mi ricordo mai com'è. Ok, niente, quindi prendiamo il bone meal, molto good, e link sack. Eccolo fatto, perfetto. Questa va alla stragrande. Prendiamo queste due Ender Chest. Le rendiamo grigio, 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 grigio. Vieni qui da me. Purtroppo c'ho il piccone che mi ritrovo, eh. Non è che me lo merito, però me lo ritrovo. Perfettissimo. Visto che qui entrano entrambe le cose, io qui andrebbe a fare così. Molto bene. Andiamo a fare così. Molto bene. E andiamo a fare così. C'è qualcuno che ogni tanto mi corregge gli errori grammaticali. Siete carini, però lo faccio. Cioè, andrebbe fatto apposta, ragazzi. No, vabbè, non ti risvegli. Quindi possiamo andare a mettere questo qui. Sì, ci sta. Questo qua. Ah, ma c'era. Poverino. C'era. Ragazzi, c'era l'Ender Chest. No, l'Anvil, ma mi sa che è morta. E quindi adesso io posso. Ogni volta che voglio un po' di steel, prendo questo iron, lo brutto qua sopra. Perfetto, poi troverò una sistemazione perché questa fa schifo. Ok, andiamo a vedere. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Yes! Yes, tutto funziona. Yes, abbiamo il cresototone. Il cresototone. Poi qui, vedete che entra il legno? Qui, che questa qui è una farm eterna, metterò qui una di quelle lì per ottenere, per prendere il cresototone. Ottimo lavoro, raga! Ottimo lavoro! Autosufficiente, chiusa. Circolare, pratica, veloce, non mi devo muovere, mi piace. Cari ragazzi, mi sono recato nel Nederone perché sto cercando dei fungoni. Porca merda, che cazzo è successo? Ah, i pipistrelli della natura, quelli maledetti. Può darsi, può darsi. Ok, no, raga, c'ho il magnete, il chip magnete. Oh mio Dio, questo me lo scordo sempre. Questo acchiappa i creeper. Dobbiamo fare quest'altro. Il magnete normale, ma non mi sa che non possiamo farlo. Dai, che storia. Va bene. Allora, possiamo prendere questo qui, giusto? Yes. E ci dà i nostri amici funghetti. Ma funghetta. Allora, con questi funghetti, io adesso ho paura di attivare il coso, possiamo creare il micelium da qualche parte. Eccolo qua, il micelium che ci serve per iniziare a craftare le farm. Poi ci serve tanto iron. Ah, ma direttamente posso fare l'iron. Ottimo. Ottimo, ottimo, la versione iron posso fare, raga. Tanto iron, tanto beef, tanto pork chop e tanto chicken. Quindi, ragazzi, io direi che qui servono delle farm importanti, importanti. E mi hanno detto nei commenti, quindi grazie ragazzotti che mi buttate là un sacco di commentoni utili, nei commenti, raga, importante. Non mi dite, tipo, cazzate, tipo, fai
e il sottomarino, che non mi serve a niente. Cioè, io so che c'è il sottomarino, però mi dispiace se farmo io, rascio i pacchi e poi non mi serve a niente il sottomarino, capito? E questo è il problema. Io San Marino, lo San Marino. Vabbè, scherzi a parte. Grazie dei commentoni, dicevo. Allora, ma avete detto che gli animali potrebbero spawnare sulla sul micelium. Quindi, a questo punto, io direi di fare una farmina sia di animali che di micelium, ma che di funghi. Ma i funghi sono finiti. Funghi. Vabbè, insomma, vado. Avete capito? Questi sono i funghi normali. Vedi già. Una volta tornato, ragazzotti, andiamo a leggere il nostro compendio. Che ci dice? Ci dice, bravo, hai preso questi? Se fai una dark room di Netherrax, possono ricrescere. Batteri man perché crescono grossi. Ah, bello. E ci dà il Dark Fused Quartz, che è un coso, esatto, che non fa passare la luce, giusto? È vero? O dico bene o dico... Oddico esatto, vediamo. Vabbè, come faccio a vedere? Cioè, scusa. No! Oh, ho laggato. Ma non siamo su server. Perché TPS lag? Vediamo un po' se posso avere conferma. Ma c'è Night Vision? No, non lo so. Boh, ragazzi, non lo so. Non è che mi interessa tanto. Perché? Perché, essendo nel moddato, invece di fare le farmacce marce, ci possiamo permettere di andare a utilizzare i macchineri. Quindi... Signori, invece di usare la farmina, andiamo a usare il Phytogenic Isolator. Isolator, no? Sì? Come si chiama? Scusate. Insulator. Eccolo qua, molto bene, molto bene. Che si fa con mecoglioni? No, scusate. Ok. Dirt wood. Perfetto, questo è facile. Quindi andiamo qui. Ci serve la puri e anche un po' fire. Ce l'ho un secchiello? No. Non c'è un secchiello? Va bene. Va molto bene. Ok, però. Guardate qui, tutto preparato, raga. Quanto sono. C'è la colla. Aspetta. Voilà. Tolta la colla. Messo questo. Oppela. Oppela. Ed oppela. Ce l'abbiamo, signori. Il micelium. In realtà facciamone un po'. Vediamo quanto. Ho usato tutti i cosi. Ah no, ce l'ho ancora. Ho paricato completamente. Allora, facciamo tutto il micelium che possiamo avere. Molto bene. Beh, 50 pezzi già sono abbastanza. Però io davvero voglio fare questa. Quindi il Fluxed, dimmi che non è complicato, però forse lo trovo. Si chiama, ci serve il Fito. Eccolo qua. Lo sapevo che dentro i cosi si trova sempre qualcosa. Poi i Metal Partner, sempre importanti. Il Lumium Plate, giusto? Sono 3, 6, 9, 12, ce ne serve un po' di più. Però visto che di Lumion ce ne abbiamo 5, ce lo metto tutte. Bam! Giù nel canestro. Poi sicuramente vi servirà una gear e vabbè. Sempre il Temperated, sempre il Wire, insomma sempre le stesse cose. Per renderci la vita complicata. Il Wire però non lo vedo più. Il Glass, eccolo qua. Sì, l'ho preso. E il Redstone, scusate, il momento di ricoglimento. Mi sa che sta tutto qua dentro. Sì, stava tutto qua dentro tranne il Lumium. Vieni a me, mio caro e signore e signore. Ecco qua, abbiamo anche il Fido, quello là, insomma, il nome difficile. Ci dobbiamo mettere dentro il Frostro, il Babrosco, il Brusco, il Lambrusco, no, Lambrusco. Questo qui, sì, esatto. Bravo. Il Fluxed ce ne dà 6, oppure il Rich ce ne dà 4, oppure il Fito ce ne dà 2, però il Fitos, si dà il Casos, che ce ne abbiamo 6 maila, regà, 6 maila non è poco, quindi se io faccio così e così, vediamo, vai! Sì! Vuole l'acqua, eh? Regà, vuole l'acqua? Vuole l'acqua. Vuole l'acqua. Marcus Corno ci pensa e poi spacca tutto. Improvviso gesto di rabbia violenta nei confronti del pack. No. Andiamo a prendere un fluid e vediamo se funziona. Oppela. Bello di casa, vai così. Togliamo questo. Yes, funziona, ragazzi. Tutto torna.
Funziona pure in verticale, eh? Interessante questa cosa. Bam e bam. Perfetto. Signori, stiamo duplicando i bellissimi Purple Glowstone. Quindi non ci mancheranno mai. Quindi, insieme alla Dirt, possiamo avere un botto di Bicelium. Quindi, io direi che è il caso di andare su nella soffitta di casa. Ok? Facciamo auto-output. Togliamo qui, togliamo qui, togliamo qui, togliamo qui, togliamo qui, togliamo qui, togliamo qui. Perfetto, dovrebbero salirmi. Branda? Branda? Non mi sale? Devo andare a mettere davvero gli auto-output? Funzionano così male? Vediamo se ho un kit. No. Vabbè, mi faccio un kit e andiamo sopra e costruiamo una piattaformina per gli animali. Ah, così andiamo di farm. Credo di Iris e Gired. Sì. Ok. Ringraziamo che in questo modpack c'è un comando che ogni tanto deleta gli oggettini che droppano perché. Santa pace. Ok. Sì. Forse toglierò questi. Non lo so. Arriva. Aiuto. Aiuto, vabbè, senti, ne esistiamo dopo. Dicevamo. Ci serve, qui benvenuti nella superficie. Questa è casetta nostra, tutto quanto. Qui c'è lo scaldino, ma vi ricordo che fa molto laggare, quindi spegnetelo e usate questo qua. Allora, vi ricordo che gli animali spawnano soltanto sul Bicelium. Io ne ho fatto un bel po', per l'appunto. Qui siamo pieni di. Devi di melone! Vabbè, quasi quasi li togliamo. Vi ricordo che il melone lo usiamo per fare le etilene. E se adesso faccio così, ecco, succede questo. Oh my god, vediamo se posso disfarmene. Addio, bomba incredibile di roba. Ok, almeno mi riacchiappo questi. Ma scusa, eh. Ma non voglio questi, voglio. Ah. Andate via. Niente, ho sprecati. Va bene. Sono un possedo. Va bene. Dicevo, dov'è che voi fareste? Qui c'è il nostro campo di patate. Dov'è che voi fareste? Non voglio andare qua perché forse mi allargherò di qua. Perché ci servono più soldi. Andiamo di qui. Aio. Che sei scemo. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Andiamo per di qua. Oppela. Perfetto. Perfettissimo. Importante. Ho da qualche parte il mio caro amico Building Gadget del buon Direwolf, eccolo qui. Quindi io dovrei poter metterci, che ne so, tipo nella stone. Vediamo. 700 stone bricks, perfetto. Perfettissimo caffè. Facciamo così. Facciamo una horizontal colonnan. Sì, Conan, non so cosa ho detto. Andiamo a fare una quindicina? Ma sì. Ma sì. Facciamo pure di più, va. Qui continuo a prendere così. Perfetto. Ottimo. Poi ci serve sicuramente un po' di lighto. E direi un'altra quindicina. Ce l'hai perché non usarli, no? Perfetto. Adesso andiamo a mettere il nostro Myceliums. Ok. Shift. Non ci servono le torce sul Mycelium perché i vanillari mi insegnano. Che non. Aiuto, chi è quello? Annon, ma che è un Pokémon? Che non spawnano i mostri cattivi su Mycelium, ma soltanto i mob buoni. Quindi se io adesso faccio 13, no? Dobbiamo fare, che ne so, tipo 11. Vediamo, perfetto. Bam! Signori, ci siamo. Ci siamo. È un po' piccola, eh? È un po' piccolina. Però, vabbè, dovrebbe fare al caso nostro. Quanto ce l'abbiamo? Ancora 29. Quindi andiamo a fare così. A fare così. Oppela. Qui ce ne mettiamo once. Oppela. Once. Oppela. Guardate che bella la casetta sotto. Vi ricordo che siamo obbligati dal pack a costruire nell'acqua, diciamo, perché sopra i macchinari non possono essere posati, sotto non possono essere posati, ma sotto la pressione dei crops non va, quindi dobbiamo per forza farla qua. Qui io metterei dei cosi, come si chiamano? Dei. Non. Avete capito? Bravissimi. Dei wall. No, wally. So, è 11, quindi mi sa che è più di 94, sapete? Facciamone una ampè.
Ok, non so, bravissimo, bravissimo. Allora, dovremmo sperare nello spawning dei nostri amici, visto che è giorno, tra l'altro dovrebbero... Aspetta, ma questi li saltano, no? Ci mettiamo delle fence, raga. Ci mettiamo delle fence perché queste qui le salta pure un marmocchio. Vabbè, ragazzotti, vabbè. Non male, non male. Belle galline di casa, come state? Tutto a porno? Eh? Bravi, bravi, bravi. Allora... Io adesso mi trovo di fronte ad un dilemma, perché la cosa più veloce che mi viene in mente, dato che qui spawnano, ok? È mettermi a FK, che è una parola un po' brutta per un moddaro come me, mettermi a FK laggiù, soffiare i mostri verso la morte, poverini, e... Aspetta. Aspetta, ma io posso mettere i mostri dentro le loro stesse mob farm, che mi danno il loro stesso drop? Oh! Geniale! Fermi tutti! Fermate il mondo, voglio scendere! Ok, quindi andiamo a vedere che mi serve per fare, che ne so, l'iron farm, no? Questa qui. Aspetta, vediamo. Seguiamo pure il mio amico Ciccio. Vediamo un po'. Ciccio, ciccio, ciccio. Mycelium, grazie. The Kettle Pot. Looting 3! Buono, Looting 3. Poi ci serve questo. Single Chief, perfetto. Allora, ragazzi, per adesso mi metto a fare un po' Ervanilla da Situation. Cioè, meno. Non farmo, ok? Voglio vedere che mi dà. Quindi tipo io faccio così. Salve. Non speravo mi desse un po' più di roba. Vabbè, comunque ammazzo tutti quanti, raga. Lo so, mi dispiace Peta. È una storia da strappastorie. Tra l'altro mi pare che ci sia un animale che non ci è utile. E credo che sia... La pecora? Perché non ti dà... No, la pecora ti dà il mattock. Il matton in questa... In questa versione. Buh. Ok. Vieni qui. Perfetto. Potrei metterci una poison trap per farlo... Per ucciderli velocemente. Quindi ho... Oppela. Questo. Ah no, vedi, non viene. Vuole il pork chop, il chicken e il beef. 2 volte? 3 volte? Mortaccioli tua. Seriously? Guys? Ok, devo farlo un pochino. Brava che sei arrivata. Beccate questo. Bravo. Indeciso se è meglio looting o una farm che me li ammazza, ragazzotti. Ma non ero immune al veleno, scusa. Ah, no. Ok. Ho deciso di avvelenare i miei amici. Così posso ucciderli con soltanto un colpo. È molto comodo, devo essere sincero. Molto, molto, molto comodo. E sono già pieno. Fantastico, mi piace. Avere l'inventario pieno. Scusate, ecco fatto. Oppela. Allora, adesso tecnicamente dovremmo poter fare i nostri ciccio cicci. Io qui già ho fatto il maialo. Ecco qua il biffo. Molto bene, ne ho dos. E con il pollo dovremmo esserci. Oppela. Oppela, quindi bam bam bam, vediamo. Yes. Posso farlo in automatico? Mi dà il presser? Oh yes, vediamo un po'. Vediamo un po', non c'è assolutamente niente di... Sì? No, non credo. Forse. Andiamo a leggere, ragazzotti. Allora, nella Tiny, ok? Otteniamo il coso. Perfetto, perfetto, perfetto. Per ora possiamo accedere soltanto con l'energia, cioè con una farm di passive mob. Con più tecnologia, i mob ostili. Cioè... Oh, mi stai dicendo che quelli iniziali? No, vabbè. Quello di legno? È soltanto un mob passivo? No. E noi abbiamo sempre usato perché noi le abbiamo trovate. Noi, eccola qua. No, non ci... Perché non gli piace? Ah, questo è compressed wood, raga. Quindi 9 compressed wood. No, me ne servono molti di più. Fermi. Fermate il mondo, voglio scendere. Aspetta, aspetta. Allora, devo fare. Dammi una crafting table basica. Come scusa? Basica. Molto bene, posso renderla più. Yes. Quindi facciamo qui. No, questa è una torcia. Ok. Allora, facciamo così. Single compressed wood. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi poi se faccio così, posso ottenere un double compressed wood. Ma a noi non serve il double, giusto? Oh, regà, mortacci sua. Scusate, eh. Dobbiamo fare un triple compressore.
dobbiamo fare questo. Un factories che viene da una farm di legno. Ok, altre farm. Mortacci de Peppe. Quindi abbiamo detto. Così, queste due. Ce ne serve un botto, un bordello. Un bordello proprio atomico. E questo si fa facile, col cacchio. Forse i compacting drover? Bello, sì, vediamo un po'. Io ci metto il legnone qui, che succede? Yes! Siamo dei geni. Siamo Eugeni. Ok, bam e bam. Quindi qui quanti ce ne ho? Oddio! Regà? Cioè, Twitch è mutato in sottofondo? Vedete che il tizio ha ostato qualcuno, non lo so, è cambiata la trasmissione. È partita la pubblicità, mi sono cagato un mano. Aiuto! Che paura! Ok. Quindi dicevamo 5. Vai così, togli questo, togli quest'altro. Mortacci, 9, eccoli qua. E adesso ho 9 double compressed, ma a me me ne servono... A me ne servono 3, quindi devo arrivare a 18, raga. 18, fermi. Mortacci, se sei esoso. E lui è esoso, no io. Scusa, Badabam. E stiamo a 22. Ce ne serve ancora once. No, 8, scusa, 9, 18, 27, sì. Ok, perfetto, 33. 33. Sono le cose che piacciono. Vabbè, baffè, ecco fatto. Quindi, ci siamo? Ci siamo? Ah, wood! Yes! Thank you so much! Vabbè, il lasso. Me ne sbatto il lasso del lasso. E voilà. Thank you so much anche per questo. Ah, no, ne vuole 4. Li mortecci. Lasso. Hop e hop. Thank you. Che ci dà? Devo scegliere tra un ocelot, un wolf e un parrot. Boh, boh, sinceramente Ocelot Wolf, preferisco il parrot, voglio parrottare, sì. Non lo so, gli darò un biscotto e poi lo lascerò uccidere, ok. Master Core di Farm Good, giusto, per fare questo. Vedi, questo vuole la stone, minchia ragazzi, sono costosissime. Sono davvero costosissime. Allora, io vi sallustrerei qui. Abbiamo fatto tante cose di ottimizzazione. E adesso che abbiamo scoperto questa robetta qua, beh ragazzi, va ottimizzata anch'essa. Quindi farò una live, andremo a dover distruggerne, a uccidere un sacco di creature, raga. Cioè sarà una cosa, sarà un'ecatombe, una carneficina, una cosa marcia, una cosa brutta, però è essenziale, aio. E ottimizzeremo anche questo aspetto, tutto questo per avere le super farm, per avere gli oggettini dentro. E direi che prossima puntata, a parte queste ottimizzazioni, andremo a sconfiggere l'Uwider. Almeno ci proviamo. Io vi salustro, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che siamo in live tutte le sere su Twitch. Bella per voi. Ah, mi hanno fatto lento. Ah, da quando? Ah, c'ho questo. Bene. Ciao! Lievi.